Perché non cerchiamo di essere sinceri tra noi? Non mi avrà fatto venire qui solo per essere gentile con i soldati russi? No. Allora che cosa vuole da noi in alleata? Vedere se possiamo fidarci. Apri fuoco! Apri fuoco! Perché io dovrei fidarmi di lei? Siamo due ebrei in un campo di sterminio. Forse insieme possiamo trovare il modo di sopravvivere, malgrado quello che loro ci hanno riservato. Dobbiamo tornare alle baracche. Le chiudono alle 10. Buonanotte, Leo. Buonanotte, Sasha. Samuel. Buonanotte. Vorrebbe che ci fidassimo di lui. Per fare cosa? Ancora non so di preciso. Un'evasione? Può darsi. Perché avremmo bisogno di civili? Noi siamo soldati. Possiamo cavarcela anche da soli. Cerca di servirsi di noi. Leon conosce questo posto. Forse possiamo servirci noi di lui per evadere da qui. Avanti! Avanti! Aspettate! Aspettate! Hai finito? Quasi, signore. Ti sbagli. Hai finito, invece. Hai 10 minuti per dare da mangiare a tutti. C'è lavoro extra oggi. Comincia a servire. Ci stiamo provando, sì. Ma non abbastanza. Stia buono. La ammazzerebbero. Il tempo è scaduto! Capo, portate questa gente al lavoro! Ho preparato un grosso lavoro per te e tu. Immediatamente! Tutti quanti! Prudenza, Sasha. Hanno bisogno di noi finché qui arrivano treni. La fuga è l'unica speranza. Sì, dobbiamo scappare. Quante persone? Tutti e 600. Tutti gli internati di Sobibor. Lei vuol dire tutto il campo? Più persone sono al corrente del piano di fuga, minori sono le probabilità di successo. Sì, certo. Quindi è assolutamente essenziale che il progetto rimanga segreto fino all'ultimo minuto. Poi ognuno avrà la sua opportunità. Mi serve al più presto una mappa dettagliata di tutto il campo. Posso procurargliela. Possiamo anche reperire una mappa abbastanza precisa del terreno minato all'esterno del campo. Minato, ha detto. Certo, minato. Si stende lungo tutto il perimetro, meno che davanti al cancello principale. Come può vedere, hanno una grande paura di noi. Inoltre, ci serve sapere tutto quello che mi può dire sulle SS e le guardie ucraine. Quanti sono? Che cosa fanno? Sì, ci penseremo noi. Dunque, è ovvio che noi due non possiamo farci vedere sistematicamente ogni sera a parlare insieme.
Dove possiamo incontrarci senza suscitare sospetti? Beh, le SS sono abituate a vedermi qui. Forse se lei avesse una ragazza verrebbe qui a trovarla tutte le sere. Questo sarebbe normale per loro. Sarà bene che le troviamo una ragazza. Ma deve essere una ragazza di assoluta fiducia. Mi dia 24 ore. Per capo? Sì, signore. Hanno guardato abbastanza. Sono sicuro che adesso avranno capito che nessuno può rubare al Rai. Sì, signore. Rompete le righe! È Berliner che li ha denunciati. Ho visto che ieri sera li stava guardando. Grazie, Toy. Salve, sono Luca. Sasha. Ciao. Considerando che la nostra conoscenza è piuttosto recente, è stato un bellissimo sorriso. Amore a prima vista. Queste sono le mie istruzioni. È una bellissima notte. Guarda la luna, Sasha. Guardi la scacchiera, Sasha. Vuole i bianchi? No. Li prenda lei. D'accordo. Dovremmo evadere poco prima che scenda la notte. Con luce sufficiente per trovare la strada nei boschi e non abbastanza per un inseguimento. Dovrebbe darci un vantaggio sino al mattino. Giusto. Avete un elettricista di cui ci si possa fidare? Sì. Abraham Weiss si occupa di piccoli lavori qui nel campo. Perché tra le tante altre cose che è necessario fare, ci sarà anche da tagliare i cavi elettrici e quelli telefonici. Così non saranno in condizione di chiamare rinforzi. Certo, capisco. Quante SS ci sono? 16 e 125 ucraini.
E gli ucraini sono tutti armati, vero? Sì, sono una grossa forza militare. Ma quando sei in grado di eliminare il cervello, la forza è inutile. Come eliminiamo le 16 SS tutti insieme? Non so se i miei saranno capaci di uccidere. Ma uccidere quelle SS è la chiave del nostro piano. Ho un sarto, due calzolai e un carpentiere. Io poi ho lavorato in un mulino di mia proprietà. Prima della guerra io facevo il contabile. Suonavo il pianoforte e scrivevo canzoni. Se la caveranno perché lo debbono fare. Qual è il più semplice dei piani? Adesso glielo dico. 600 prigionieri escono dal cancello principale. Escono camminando. Subito dopo, l'appello della sera. Uscire dal cancello principale? Ma è impossibile, è pura follia. Consideri una cosa. Non abbiamo più niente da perdere noi. Quindi dobbiamo formulare un piano dove ci sono 600 prigionieri che escono dal cancello principale. Stai aspettando quel russo? Sì. Sei innamorata di lui? Credo di sì. Anzi, ne sono assolutamente sicura. Ma che tipo è? Ancora non lo so, perché mi sono innamorata così all'improvviso che non l'ho capito. Che ti ama, te lo ha già detto? No, non fino a questa sera. Me lo dirà tra un'ora. Buonasera. Sasha, questo è Abraham Weiss, l'elettricista di cui le avevo parlato. Abbiamo fatto una partita interessante. Ah, sì, è vero, ma vado meglio come elettricista che come giocatore di scacchi. Lieto di conoscerla, tenente. Credo che ci vedremo domani sera. Bene, bene. Una cosa è certa. Cioè? I capo mandano avanti il campo. Ogni piano per avere successo deve avere la collaborazione di almeno uno di loro. Ma quelli lavorano per i tedeschi. Ce n'è qualcuno di cui può fidarsi? Il capo Porcek. Uno o altri due, probabilmente. Quello di cui non ci possiamo fidare assolutamente è Berliner. Dobbiamo ucciderlo. E senza lasciare tracce. Sarà fatto. Se ne occuperanno i miei.
L'altra sera abbiamo detto che è importante tagliar via il cervello dal resto. Ora supponiamo, e questa è solo un'ipotesi, che la maggior parte delle SS siano morte, anzi che siano morte tutte. Va bene, supponiamolo. Dovrebbero morire nel massimo silenzio. Dovranno essere isolati singolarmente e uccisi alla svelta uno a uno. In un'ora, al massimo. Adesso supponiamo di riuscire a farlo. Quale sarebbe la situazione? Gli ucraini sarebbero frastornati e la fuga potrebbe cominciare. Giusto. I prigionieri del complesso 3, quelli obbligati a cremare i cadaveri, come facciamo a tirarli fuori? Questo è un problema. Non possono uscire dal complesso e a noi non è concesso entrare. Impossibile mandare messaggi, abbiamo tentato. Non credo che potremo aiutarli. Volevi vedermi? Sì. Puoi fabbricare dei coltelli nella tua officina. Come questo? Sta attento. Sì, come quello che hai. Quanti ne vuoi? Quanti ne puoi fare cominciando da adesso? Considerali fatti. Leon, per il capo Berliner, prima è meglio. Luca, andiamo. Sì, spera che sia importante. Se no sono 25 frustati. Gliel'ho detto, signore. Non so che sta succedendo lì. Il capo Porcek mi ha detto di venire subito ad avvisarla. È tutto quello che so. Porcek! Porcek! Solo sullo stomaco, niente feriti. Vada al sergente Frenzel e digli che l'Oberkapo Berliner sta molto male. Sì. Ognuno deve trovarsi nella sua posizione alle 3:30. Le uccisioni devono iniziare alle 4. Dovranno essere completate in un'ora. Ho imparato due cose sui tedeschi. Sono puntuali e abili. Se ne potrà servire? Credo di sì. Per esempio, Samuel fa degli stivali per il tenente Neumann. Lo mandiamo in calzoleria per una prova e lo uccidiamo lì. Che si fa con Reichleitner e Wagner? Reichleitner è un problema. Sappiamo che controlla tutto il campo a mezzogiorno e un'altra volta alle 5 dopo l'appello. Ma ha sempre degli uomini con sé. Wagner non ha prove da fare. Shlomo fa dei gioielli per lui. Certo. Possiamo portarlo da te, no? Ci serve questo tipo di informazioni su ogni SS del campo. I nostri uomini devono uccidere nel posto giusto al momento giusto. Possiamo trovare degli orologi per poter coordinare i tempi. Sì, al magazzino di smistamento. Bene. Sasha. Voglio poter uccidere anch'io. Voglio Wagner. Shlomo, solamente i miei uomini avranno l'incarico di uccidere. E sarò io a sceglierli uno a uno. Sasha, so che è un argomento che non dovrei affrontare.
Ma è spaventoso sentirti parlare della vita e della morte di esseri umani con tanta indifferenza. Delle volte si è costretti a parlarne in questo modo, purtroppo. No. No. Perché no? Perché io sto vivendo una realtà stupenda. La sto vivendo. Sasha, quello che io sento per te. Io... No. Luca. Non devi dire così. Per favore, ascoltami. Ho una moglie e anche una figlia piccola. Da quanto ne so, sono ancora vive. E io le amo tutte e due moltissimo. Perché non me l'hai detto prima? Non te lo so dire. Stiamo facendo finta. Non è così? Facendo finta? Oh. Luca, scusa. Io non avevo intenzione di... Oh. Tenente Neumann, sergente Frenzel. Il sergente Wagner e io andiamo a Lublino per 3 giorni. Qui non arriverà nessun carico fino al nostro ritorno. Voi due, nel frattempo, assumerete il comando. Chiaro? Dobbiamo andare, signori. Abbiamo appena saputo che il capitano Reichlettner e il sergente Wagner sono partiti oggi per un viaggio di 3 giorni. Leon e io abbiamo preso una decisione. La fuga è per domani. Finalmente. Domani. Mio Dio. Adesso esaminiamo con cura tutti i dettagli. Le uccisioni dovranno iniziare domani alle 4 del pomeriggio. Fino ad allora sarà una giornata normale. Leon prenderà il comando del complesso 2. Io avrò il comando del complesso 1. Poček, tu farai in modo di sistemare me e due dei miei uomini alla falegnameria. D'accordo. Invece Toivi si occuperà di portare i messaggi che ci trasmetteremo tra noi. Chi altri è stato assegnato al controllo dell'appello serale con Frenzel? Il sergente Wolf. Deve essere ucciso prima. Io e Leon lo sistemeremo. Sta tranquillo. Quando sentiamo la tromba di Giuda, ci comportiamo normalmente. Andiamo nel piazzale per la donata. In quel momento le SS designate saranno morte. E invece di sciogliere le righe, Poček ci guiderà al cancello principale. Avremo le pistole per eliminare i soldati che sono di guardia sulle torrette. Poi uccideremo i due ucraini che stanno al cancello. Lo apriremo e scapperemo, correndo tutti come lepri, verso il bosco. Però, se qualcosa va storto prima che usciamo, ognuno dovrà badare a se stesso. Io ho lavorato per gli ucraini nella loro baracca. Credo che lì potrei rubare fucili e munizioni per domani. Che ne pensi? Ottimo. I miei uomini ti aspetteranno in cucina prima dell'appello. Shlomo, non affrontare rischi che non siano assolutamente necessari. Sobibor. Sapeva che domani è il giorno d'inizio di Sukkot? Sì, certo. È un giorno sacro per noi. Non l'avevo dimenticato. Mio padre era rabbino, pensi? Loro uccidono anche nei giorni sacri, perché non possiamo farlo noi. Dio ci perdonerà. Alcuni qui si chiedono se noi potremo perdonare Dio. Questo suo piano di fuga, crede che funzionerà veramente? Certo.
ma non sarà affatto male pregare. Sembrare un giorno normale, sei vestito come a matrimonio. Mi spiace. Non si può lavorare. Si può. Così passa meglio il tempo. Forze. Sono arrivate altre SS mai viste prima. Quante? 25, 30, non lo so. Dove? Sono allo spaccio. Siamo fregati, Porcek. Perché sono qui? Dobbiamo avvisare Sasha immediatamente. Se si scopre adesso qualcosa, siamo morti, tutti morti. Sono qui da più di due anni. Cosa sono venuti a fare? Ma forse è solo una visita. Visita? In un campo di sterminio. Probabilmente perché qui c'è un ottimo spaccio, con molta vodka. Ma comunque con tutta questa SS non abbiamo possibilità. Ma più aspettiamo, più le nostre possibilità diminuiscono. Abbiamo due scelte e nessuna delle due è buona. Rimandiamo. D'accordo. Passo parola. Rimandiamo. Rimandiamo. Grazie al cielo abbiamo aspettato, se no era un disastro. Sì, è stato molto meglio. Ma domani dobbiamo agire a qualsiasi costo prima che Reich, Lettner e Wagner ritornino. Siamo in dubbio, sapere adesso. Domani. Baracca dei sergenti. Sai dove bisogna ucciderlo? Sì, certo, in falegnameria. Aspetta che ti dica io di portarlo lì. Sei pronto? Sì. Portaci al magazzino. Prendiamo un Mundek con un calzone.
Signore. Per favore, signore. Siamo in ritardo. Finora è andata bene. Dia Sasha che siamo pronti. Ober Capo. Sì, signore. Prendi 3 uomini allo smistamento. Sì, signore. Dove li porto, signore? Al campo nord, per i lavori pesanti. Svelto. Sì, signore. Tu, venite con me. Leon, guarda. C'è Porcek. Va nella direzione sbagliata. Toivi, di a Sasha che qui c'è un caporale delle SS che sta portando via Porcek con 3 internati. Non so dove vanno e che cosa significa, ma dovremo agire senza Porcek ormai. Sbrigati, hai 10 minuti per portare Porcek qui da noi. Sergente Wolf, la stavo cercando. Mundek il sarto ha trovato un bel cappotto di pelle per lei. Si vuole passare al magazzino dei vestiti. Ha detto che ci vuole solo 1 minuto. Va bene, se è 1 minuto. Guardate, sta arrivando Clad. Allora, che cosa facciamo? Là dietro. Là dietro! Sì, signore. Che cosa desidera? Voglio una maglia di lana. Sono negli scaffali, prego, scelga quel che vuole. Tu non lavori qui. Lavori al magazzino di smistamento. Che cosa fai qua dentro? Ormai è cominciata. Non possiamo più tornare indietro ora. Nascondetelo. Buongiorno, signore. Hai un cappotto di pelle per me, vero? Ah, sì, signore. Credo che le piacerà molto, signore. Forse bisognerà fare una modifica al punto vita. È una bella pelle, signore, di gran pregio. È bella. Molto bello, bene. Portalo dal sarto, ve lo provo dopo. Signore, non vuole vedere subito come le sta? Che cos'è? Sergente Beckman, la stavo cercando. Il Mundek il sarto ha trovato un bellissimo giubbotto per lei. Se ora può passare al magazzino dei vestiti. Ha detto che ci vorrà solo 1 secondo. Un giubbotto? Chi gli ha detto che lo voglio? Non lo so, signore, ma il sarto dice che sarebbe perfetto per lei. Va bene, andrò a vedere. Fino adesso ci sono 2 morti. Il sergente Wolf e il caporale Kat. Ho parlato al sergente Beckman, ma non è ancora andato.
Dove è Beckman? Avete visto Beckman? Sì, stava qui. Ma se n'è andato. Maledizione, l'abbiamo persa. Deve essere tornato nel suo ufficio. Leo. Se hai bisogno di me, voglio dare una mano. Ce la fai con Beckman? Sì, ce la farò. Troverò il modo di portarti da lui. Sergente Franz, la vorrebbero vedere in falegnameria alle 4:30. Perché? Deve scegliere il colore della sua nuova libreria. Per scegliere il colore? Perché quell'idiota non me l'ha chiesto ieri quando stavo lì con lui? Non lo so, signore. Va bene alle 4:30. No! Ci andrò soltanto quando lo deciderò io. Oggi, domani o quando mi andrà. Luca. Sasha. Vieni. Luca, vuoi stare vicino a me durante l'appello? Se tu farai una cosa per me. Ci proverò. Dimmi su. Se ti metterai questa, per buon augurio. Porta il mio cavallo alle stalle. Sì, signore. Buongiorno, signore. Gli stivali sono pronti? Sì, signore. Spero che le piacciano, signore. Voglio provarli subito. Sì, signore. Si accomodi, prego. Controlla se hanno sentito. Non c'è nessuno. Sasha, prendi la pistola. Prendila tu. Muoviamoci. Il prossimo è Fallaster. Ci vediamo in cucina poco prima della pelle. Vado a rubare i fucili nella baracca degli ucraini. Ora, Moses, se mi uccidono. No, Shlomo. Sta tranquillo. Andrà tutto bene. Auguro, Shlomo. Il sergente Fallaster. Nasconditi! Sergente Fallaster. Che cosa c'è? Un messaggio dal sergente Beckman.
Puoi dire che ho già provveduto ieri e che non mi rompa più le scatole. Sì, signor. Gli stivali sono pronti? Sì, signore. Sono pronti. Ecco, si sieda. Li ho allargati, signore. Credo che adesso dovrebbero andarle bene. Per mia moglie. E mio figlio. Ad avvertire Clarence. Sì, signore. Sergente Clarence. Dov'è Clat? Non lo so. Dentro non c'è, sergente. Non posso perdere tempo. Prendi due uomini per scaricare. Sì, signore. Al campo nord, non mi potevo liberare. Finora siamo stati fortunati, ma Frenzel non si trova e forse abbiamo problemi con Beckman. Va subito al complesso 2. Leon ha bisogno di aiuto. È incredibile. Stiamo uccidendo uomini delle SS. È un fatto veramente incredibile. Ucciderli è bellissimo. Non riesco a crederci. Magnifico. Un profumino delizioso. Non ho parole. Dimmi come hai fatto. Se non sbaglio sei idraulico. Certo che lo sei. Soltanto un ebreo che faceva l'idraulico poteva cucinare qualcosa di così delizioso. Solo dimmi come ci sei riuscito.
La lingua ce l'hai, no? Sì, signore. Qual è il santo di cui porti il nome? Te lo chiedo in modo amichevole. Allora, di qual è il tuo nome? Io non ho un nome cristiano, solo un nome ebreo. Il mio nome è Herschel Zuckerman e non lo dimenticare. Non possiamo più aspettare, è quasi ora dell'appello. Andate in ufficio da Beckman e se lo trovate, uccidetelo. Torna subito qui, prendi i calimari, gli altri russi e portali al complesso 1. Dai, non era nel nostro piano. Lo so, grazie lo stesso. Ecco, usa questo. No, per favore, fagli usare questo. Buona fortuna. Ritornerò. Altre due. Avanti, svelti. Svelti! Su, forza. Sergente Beckman. Che cosa vuoi? A chi diavolo? Mettiamolo dietro al tavolo. Torna subito allo spaccio. È andata bene. Fatti fuori 5. In totale siamo a 10. 11. 20. Sarebbe stato meglio. Qui ci sono un po' di pistole. Leon ha il resto. Molto bene, Calimari. Che c'è nella cassa? 2 fucili. Munizioni? Solo un caricatore ciascuno. Ora vai in cucina. Tu accompagnalo. Chiedi a Shlomo se ha delle munizioni. Bene. Finora abbiamo avuto anche troppa fortuna. Qualcuno presto si renderà conto di tutto. Giuda, suona la tromba immediatamente. Ancora nessuna notizia di Frenzel. Se si fa vedere alla donata dell'appello, lo uccideremo lì. Altrimenti, che il Signore ci aiuti. Seguitemi!
pensavi il contrario, forse. Copriti, farà molto freddo di notte. Dov'è Shlomo? L'hai visto? Arriverà, arriverà. I proiettili vanno così. Vedi? Sì. Tieni, io non la so usare. Sta andando tutto bene? Sì, va tutto bene. Quanto dobbiamo stare qui? Fino a quando non fischio per l'appello. Io non ce la faccio. Mi sento svenire. Devi farti forza. Mancano più di 10 minuti per l'appello. Non credo che potremo aspettare tanto. Guarda quello che succede. Dobbiamo andare. Adesso. Vai! Avanti, tutti in riga per quattro! In riga per quattro! Allineati! Avanti, andiamo! State tutti in riga! Avanti! Rimanete tutti in fila! Sergente Bauer, il tenente Neumann è nella calzoleria, anche Fallaster. Li hanno ammazzati. Fermi! Fermi! Così non arriveremo più al cancello! Ascoltate! Ascoltate bene! È arrivato il nostro giorno! Molti uomini delle SS sono morti! Da questo momento ognuno pensi a se stesso! Chi di voi sopravviverà? Parli a tutto il mondo! Tutti dovranno sapere gli orrori consumati qui! Che Dio sia con voi! Fate che niente possa fermarvi! Thank you.
Luce e porta Moses con te. Ci ritroviamo al bosco. Siamo quasi arrivati al bosco! Alzati! Prigionieri si misero in salvo nel bosco. Qui Ida e Isaac Lickman si ritrovarono. Nella fuga riuscirono a sopravvivere. Dopo la guerra si sposarono e emigrarono in Israele, dove vivono ancora, ad Olom, presso Tel Aviv, vicino ad altri sopravvissuti di Sombor. Toivi, con altri due ragazzi, venne nascosto da un contadino polacco, che poi gli sparò per rubare loro il denaro. Con un proiettile nella mascella, Toivi finse di essere morto e riuscì a mantenersi in vita finché non fu liberato. Thomas Toivi Blatt è sposato e ha tre figli. Oggi vive a Santa Barbara in California. Ogni anno va in pellegrinaggio a Sobibor per ricordare la sua famiglia che vi morì. Haim e Selma raggiunsero una piccola fattoria dove trovarono asilo fino alla liberazione. Felicemente sposati da più di 40 anni e genitori di due figli ormai grandi, Haim e Selma Engel ora vivono nel Connecticut. Shlomo Schmeitzer si unì ai partigiani e diventò un attivo combattente in Polonia contro i nazisti. Non ci sono notizie di cosa accadde a Moses, suo fratello minore.
Dopo la guerra Shlomo emigrò in Brasile, dove si sposò ed ebbe due figli. In Sud America fu in gran parte responsabile dell'individuazione del sergente Gustav Wagner nel 1978. La legge brasiliana non concesse l'estradizione del sergente Wagner, ma un anno più tardi Wagner fu trovato pugnalato a morte. Il referto attribuì la morte a suicidio. Il capitano Franz Reich-Lettner fu trasferito a Trieste e lì ucciso dai partigiani meno di 3 mesi dopo la rivolta di Sobibor. Esther Turner riuscì a nascondersi dai tedeschi, dai nazionalisti polacchi, fino alla liberazione. Si trasferì negli Stati Uniti, dove vive con suo marito Irving, nel New Jersey. Esther ha testimoniato in molti processi a criminali di guerra, compreso quello al sergente Eric Bauer, che morì in prigione. Esther e Toivi Blatt testimoniarono nel processo al sergente Frenzer, che fu condannato all'ergastolo ed è ancora in vita. Sasha Percheschi e molti dei suoi uomini raggiunsero le linee russe e ripresero la guerra contro i nazisti. Nel 1963 Sasha fornì una testimonianza chiave nel processo ai criminali di guerra contro 11 guardie ucraine di Sobibor. 10 di loro furono condannate a morte. Dal 77 Sasha è in pensione e vive con sua moglie Olga a Rostov, sul Don, dell'Unione Sovietica. Luca sparì nella campagna polacca. Gli sforzi di tutti, compresi quelli di Sasha, per trovarla furono inutili. La camicia che Luca dette a Sasha è adesso esposta nel museo russo in onore di quanti combatterono e morirono per la libertà durante la Seconda Guerra Mondiale. Leon Feldendler riuscì a raggiungere Lublino in Polonia, dove rimase fino alla liberazione. Là mise su una piccola attività dando lavoro e aiutando molti ebrei che erano sopravvissuti ai campi di concentramento, compresi quelli di Sobibor. 14 mesi dopo la fuga, in un confronto con un gruppo di antisemiti, Leon fu ucciso da un contadino, perché era ebreo. 14 ottobre 1943, Sobibor, un campo di sterminio dove erano stati uccisi più di 250.000 di ebrei. Ma quel giorno, in quella rivolta, più di 300 dei 600 internati riuscirono a raggiungere la libertà. In seguito a questo, il capo dell'SS, Himmler, ordinò di chiudere il campo, di smantellarlo e di piantarci dei pini. In quel bosco ora si erge questo monumento ai caduti, ricordo dei valorosi combattenti di Sobibor, che cominciarono a far diventare reale quel desiderio degli uomini che gridano mai più.